Buongiorno, continuiamo il nostro percorso dantesco sul paradiso terrestre. Abbiamo terminato il canto dell'incontro con Matelda, il canto 28. Vediamo cosa succede, quale grandioso spettacolo verrà allestito in qualche modo, si presenterà agli occhi del nostro Dante, che è ancora al di qua del fiume, che abbiamo scoperto che è il fiume con due bracci, no? Di cui quello davanti al quale sta Dante è il Lete, o Letè, come lo chiama Dante nella Divina Commedia. Il secondo braccio sarà quello dell'Eunoè, che incontreremo in conclusione dei vari riti di cui è composta questa permanenza di Dante nella Divina. Partiamo. Allora, andiamo subito a leggere il canto 29. L'intenzione, spero stavolta davvero di riuscire a realizzarla, è quella di leggere, spero rapidamente, il 29, spiegando solo i significati di questo grande spettacolo e in secondo luogo cominciare almeno il canto 30. Cominciamo appunto a condividere il nostro schermo andando come al solito a cercare, eccolo qua, a cercare il canto 29. Allora, eccoci. Cantando come donna innamorata. Già, avevamo visto che Matelda è rappresentata come ardente d'amore, ovviamente l'ardore dell'amore carità, dell'amore virtù, dell'amore di Dio. E avevamo anche detto che Matelda rappresenta la piena realizzazione della felicità umana, quella condizione originaria a cui l'uomo era destinato e che avrebbe potuto mantenere, ci sono ulteriori riferimenti anche in questo canto, avrebbe potuto mantenere se Adamo ed Eva non avessero commesso il famoso peccato originale. Cantando come donna innamorata, continuò col fin di sue parole: Beati quorum tecta sunt peccata. Beati coloro i cui peccati sono letteralmente coperti, cioè coperti dal perdono, sono appunto perdonati. E come ninfe, ecco un'altra meravigliosa similitudine che riguarda la nostra Matelda, l'abbiamo vista come ballerina, l'abbiamo vista paragonata a Proserpina rapita. E come ninfe che si girano sole per le selvatiche ombre, disiando qual di vedere, qual di fuggir lo sole, allor si mosse contra il fiume, andando su per la riva, e io pari di lei, picciol passo con picciol seguitando. Allora, come le ninfe, che appunto alcune cercano l'ombra, altre cercano il sole, come le ninfe si mosse contro il fiume, vuol dire in direzione contraria a quella della corrente del fiume, quindi verso oriente, che come sappiamo bene ha un significato simbolico, no? L'oriente è il sole che sorge, quindi la grazia di Dio. Andando su per la riva e il nostro Dante, passettino passettino, la segue, stando ovviamente al di qua del fiume. Non erano 100 tra i suoi passi miei, quando le ripe ugualmente dier volta, per modo che a levante mi rendei. Allora, qui c'è una ricostruzione. Ad un certo punto, il percorso, no? A ritroso, perché lo stanno ripercorrendo a ritroso. Il corso del fiume subisce una svolta che appunto lo porta verso oriente. Allora, qui c'è anche la possibilità di ricostruire. Leggo una nota che vi chiarisce bene un po' il senso, anche un po' allegorico, di questo corso del fiume. Con Matelda il poeta procede lungo la riva del fiume in senso contrario a quello corrente, che inizialmente vuol dire verso sud, finché trova il brusco mutamento di direzione, che è questa la svolta, che, grazie al quale è costretto a volgersi verso est, piegando verso sinistra. Ciò vuol dire che il fiume gira ad angolo retto.
letto. Un significato simbolico potrebbe essere questo. Allora, il letè proviene da est, come dicevo prima, il sole, simbolo della grazia di Dio. Poi, dopo la curva, scorre in direzione nord, quindi verso l'emisfero degli uomini, quindi dove si trova anche accanto a Gerusalemme l'ingresso dell'inferno, per scaricare nell'abisso infernale i peccati degli uomini. Perché appunto il letè, le acque del letè, assorbiti i peccati degli uomini, li riversano nell'abisso infernale. Questo procedere verso oriente significa appunto procedere verso la grazia di Dio che illumina. Né ancora fu così nostra via molta, quindi dopo poca strada, quando la donna tutta a me si torse, si girò, dicendo: frate mio, guarda e ascolta. E questo invito naturalmente preannuncia qualcosa di grandioso, di prodigioso che sta per verificarsi. Ed ecco, un lustro, un lampo. Ma lustro sta a indicare proprio la luminosità, un bagliore, uno splendore improvviso trascorse da tutte parti per la gran foresta, talché di balenar mi mise in forse. Appunto, un bagliore improvviso che fa pensare a Dante a un lampo, mi mise in forse, mi richiamò l'idea del baleno, cioè del lampo, trascorre tutta la foresta. La foresta sembra quasi illuminarsi a giorno, siamo in una penombra, diffusa, illuminarsi a giorno per l'arrivo di questo bagliore improvviso. Ma cosa succede? Che questo bagliore non cessa. Perché il balenar come vien resta e quello invece durando splendeva sempre di più, nel mio pensiero diceva: ma che cosa è questa? Quindi Dante ha pensato al lampo, ma in realtà poi mantenendo e anzi accrescendo la sua luminosità, pensare a Dante che non può essere un lampo, che è invece per definizione istantaneo. E una melodia dolce correva per l'aere luminoso. Vedete come si sta riempiendo quella foresta di luce, di colore e di suoni melodiosi. Onde buon zelo mi fe riprender l'ardimento d'Eva. È un ardore interiore, ha fatto sì che io interiormente rimproverassi Eva, perché con il suo peccato ha impedito agli uomini di poter godere di questo splendore. Perché là, Eva, l'ardimento, cioè l'audacia di Eva, che là, dove la terra e il cielo ubbidivano, docili al comando di Dio, alla legge di Dio, lei sola, femmina, e questo è un aggravante ovviamente nella mentalità antica, e appena creata, pur testè formata, non sopportò di rimanere sotto il velo. Questo velo potrebbe essere il velo appunto della ignoranza, perché sapete che il serpente che rappresenta il diavolo ha utilizzato, no, pretesto di indicare agli uomini il criterio del bene e del male. Quindi sembra quasi dire qui Eva, cioè Dante, che se questa è l'interpretazione, Eva non sopportò di rimanere sotto il velo della ignoranza, quindi per conoscenza, che però diventa superbia appunto intellettuale, per volere con la propria conoscenza andare oltre i limiti concessi da Dio, commise il famoso peccato. Il velo potrebbe invece anche essere l'obbedienza di fronte al comando di Dio, la stessa obbedienza che invece era mantenuta dalla terra e dal cielo. Ma se fosse stata invece sotto questo velo devota, avesse mantenuto la sua fedeltà a Dio, io come uomo, e tutti gli uomini ovviamente con me, io avrei sentito prima e per lungo tempo, più lunga fiata, quelle ineffabili delizie, quelle gioie, quelle dolcezze che non possono essere spiegate. Mentre io invece andavo tra tante primizie
dell'eterno piacere, perché queste gioie altro non sono che delle anticipazioni di quello che sarà il meraviglioso piacere paradisiaco, tutto sospeso e desideroso ancora di più, Letizie, di averne di nuove dinanzi a noi, tal quale un fuoco acceso ci si fè l'aere sotto i verdi rami. Ecco cosa succede. Che vi ricordate che prima abbiamo visto un bagliore che rimane alto nel cielo e adesso, ecco, l'aria si accende quasi di un rosso di fuoco, ci si fa l'aere, come di un fuoco acceso. E il dolce suono si fa capire, si lascia intendere come un canto, quella melodia che prima un po' generica Dante aveva colto, capisce che si tratta di un canto. E allora si rivolge alle muse o sacre vergini, sono appunto le muse, le dee dell'ispirazione poetica, ovviamente si mantiene, no? Sempre all'interno di quello schema con cui Dante cerca di conciliare sincretisticamente gli aspetti della mitologia pagana con quelli ovviamente della dottrina cristiana, le vergini diventano, immagine derivante dal mito, però diventano allegoria dell'ispirazione poetica. O sacrosante vergini, se fami, freddi e vigilie mai per voi sofferse, se io per la poesia ho mai sopportato patimenti e dolori vari, fame, freddo e veglia, non dormire, cagion mi sprona ch'io mercè vi chiami. Adesso ho una buona ragione per chiedervi una ricompensa dei sacrifici che ho superato per voi. Or conviene che direttamente l'Elicona, cioè il monte sacro alle muse stesse, versi per me, mi doni la sua ispirazione. E Urania è delle muse, la dea dell'astronomia, la musa della poesia celeste, della poesia e anche dell'arte in genere che riguarda le cose celesti. Urania mi aiuti con il suo coro, deve aiutarmi lei, con il suo corteo di compagne, cioè le muse, forti cose a pensar mettere in versi, che deve aiutarmi a pensare come mettere in versi cose forti, anche solo appunto ad essere pensate, cioè deve aiutarmi a mettere in versi cose che sono, che sconvolgono anche solo a pensarci. Poco più oltre. Sette alberi d'oro falsava nel parere il lungo tratto del mezzo che era ancora tra noi e loro. Quindi prima ha visto un bagliore che poi si accende come un fuoco, adesso gli sembra di vedere, ma dice subito, falsava, questa impressione era falsa, dovuta al lungo tratto del mezzo, cioè alla lunga distanza che ci separava, mi sembrava, ma falsamente, di vedere sette alberi d'oro. Ma quando io fui sì presso di lor fatto, quando io mi avvicinai, che ovviamente si avvicinano reciprocamente, questa siamo sempre uno di qua e l'altro al di là, ovviamente del fiume, ma questa specie di luminosità che poi scopriremo essere una vera e propria processione sta avanzando verso Dante, quando fummo vicini, tanto che l'obietto comun che il senso inganna non perdea per distanza alcun suo atto, la virtù, ecco appunto. Quando appunto si avvicinò al punto che, come dice qui la nostra parafrasi, l'oggetto della percezione che può ingannare i sensi non perdeva qualità per la distanza, la virtù intellettiva, la virtù che permette di conoscere le cose, che ammanna discorso a ragione, che offre argomento, grazie appunto alla capacità di comprendere alla nostra ragione, apprese che essi erano candelabri, cioè quelli che erano sembrati alberi d'oro, grazie alla facoltà intellettiva, appaiono come candelabri. Ecco, candelabri allude, e qui sarebbero in questo senso più simili agli alberi, appunto portacandele ma ramificate, anche se poi sembra che siano dei candelieri, perché ciascuno ha un'unica luce sopra di sé. Quindi, vabbè,
candelabri o candelieri che siano. Dicevo, siccome lì erano candelieri, candelabri, quindi quelle luci si rivelano essere delle candele sostenute da questi candelieri. E le voci, vi ricordate la melodia, era diventato un canto, adesso si precisa come un canto di glorificazione di Dio, Osanna in Excelsis. Di sopra fiammeggiava il bello arnese. L'arnese qui si intende tutta questa copertura, tutto questo bagliore, tutta questa luminosità fiammeggiava di sopra, più chiaro assai che luna per sereno di mezzanotte nel mezzo mese. Certamente molto più chiara che non una luna piena in un giorno, in una notte completamente serena. Io mi rivolsi di ammirazione pieno al buon Virgilio. Ed esso mi rispose con vista carica di stupor, non meno. Ecco, devo correggere un'imprecisione. Quando abbiamo letto il canto precedente, avevamo visto che Virgilio e Stazio rispondevano con un sorriso alle parole di Matelda che aveva fatto allusione all'età dell'oro, così come cantata dai poeti antichi. E vi avevo detto imprecisamente che era l'ultima volta in cui noi vedevamo Virgilio, quel sorriso era l'ultima comparsa di Virgilio. No, c'è quest'ulteriore comparsa, però una comparsa ancora meno significativa quasi, perché dal sorriso si passa a una espressione stupita, non meno di quella di Dante. Sappiamo benissimo che Virgilio rappresenta la ragione umana, di fronte al mistero di questi spettacoli la ragione umana è totalmente annichilita, esattamente come quella di Dante. Anzi, semmai è più Dante che ormai purificatosi completamente è proiettato verso la reale comprensione di quello che sta succedendo davanti ai suoi occhi. Quindi i critici parlano di una sorta di effetto di dissolvenza, no? Come la tecnica cinematografica. Abbiamo visto nel 27 Virgilio pronunciare quelle solennissime parole in cui incoronava Dante padrone di se stesso. Nel 28 rispondere con un sorriso di compiacimento, ma anche di senso del limite, di fronte alle parole di Matelda sull'età dell'oro, qui addirittura di fronte allo spettacolo che si sta profilando, rimane totalmente stupito, non meno di Dante. Indi, sarà invece nel canto successivo, nel 30, che scopriremo la scomparsa davvero di Virgilio. Indi rendei l'aspetto, cioè riportai la mia vista alle alte cose che si muovevano incontro a noi sì tardi, così lentamente. La lentezza per Dante è sinonimo di decoro, di solennità, di serietà, di eleganza, che sarebbero vinte da novelle spose, anche le spose, le neospose, che nella loro timidezza entrano lentamente nella casa dello sposo, sarebbero più veloci di questo incedere della processione. La donna mi sgridò, ma perché pur ardi sì nell'affetto delle vive luci e ciò che viene di retro a loro non guardi? Perché ti limiti a guardare solo questa luminosità meravigliosa? Genti, vid'io allora, come a lor duci venire appresso vestite di bianco. Ecco allora che dietro a queste luci, poi vedremo di capire che cosa significhino, dietro a queste luci noi troviamo, Dante vede, genti, persone, vestite di bianco. Attenzione alla simbologia dei colori, la riprenderemo presto e la chiariremo bene. Che seguono queste luci, queste candele, come se fossero le loro guide. E tal candore di qua, sulla terra, già mai non ci fu. L'acqua imprendea. Qui c'è, forse non è neanche necessaria questa notazione quasi paesaggistica, ma che arricchisce la meraviglia di questo paesaggio. L'acqua si accendeva alla mia sinistra e rendea a me, mi rispecchiava il mio fianco sinistro, se io riguardava in lei come specchio. In questo bagliore, in questa luminosità, contribuisce anche l'accensione quasi di luce dell'acqua che riflette. Quando io dalla mia riva ebbi tal posta, che solo il fiume
mi faceva distante, per veder meglio ai passi tiedi sosta. Quando io appunto fui presso la riva, tanto che solo il fiume mi separava da quegli oggetti, li sono ormai avvicinati, per veder meglio mi fermai e vidi le fiammelle andare davanti, lasciando dietro a sé l'aere dipinto e di tratti pennelli avean sembiante. Allora queste luci lasciano una scia dietro di sé che dipinge l'aria soprastante come pennellate. Qui ci sono forse altre interpretazioni, ma ci basta questa. Sicché lì sopra rimanea distinto di sette liste. Quindi scopriamo che queste fiammelle, candelabri, candelieri, con sopra appunto queste fiamme, queste candele, diciamo pure, queste lampade che emanano luce, sono sette, e questa luce lascia sette scie che fanno una sorta di baldacchino sopra la processione che si sta svolgendo. Lì sopra rimanea distinto di sette liste, tutte in quei colori onde fa l'arco il sole, cioè dei colori dell'arcobaleno o dei colori della alone di Diana Delia Luce, che è la luna. Allora, quindi abbiamo, poi cerchiamo davvero di capire tutto, questi ostendali, cioè questi stendardi che sono, che sembrano bandiere, no? Queste strisce di luce, indietro erano maggiori che la mia vista, sono infiniti, non finiscono più, non sono riuscito con il mio occhio a vedere la fine. E quanto a mio avviso, 10 passi distavano quei tifori e tra di loro, i due estremi, distavano 10 passi. Sotto così bel cielo, appunto, quindi dietro le candele e sotto queste strisce luminose dei sette colori dell'arcobaleno che si lasciano, camminano 24 signori, cioè 24 vecchi, vestiti di bianco, aveva detto prima, a due, coronati venian di fiordaliso, incoronati appunto con il colore del fiordaliso. Attenzione, poi dobbiamo ovviamente scoprire bene di che cosa si tratti, no? Questo è ovvio. Per fiordaliso qui si intende coronati di giglio, quindi bianchi come il giglio, oltre che con la veste bianca. Tutti cantavano benedicta tu nelle figlie d'Adamo e benedette siano in eterno le tue bellezze. Allora, attenzione a questa frase, questo benedetta tu sembra lasciar pensare le parole, sembra evocare le parole dell'angelo dell'Annunciazione che si rivolge alla Madonna, benedetta fra le donne, cosa ripetuta anche nella preghiera dell'Ave Maria, le figlie d'Adamo, cioè tutte le donne, e benedetto in eterne siano le bellezze tue. Allora, chiaramente sembra questa invocazione rivolta effettivamente alla Madonna, anche se alcuni critici, siccome vedremo che questa processione preannuncia l'arrivo di Beatrice, hanno pensato che sia già una celebrazione di Beatrice. Poscia che i fiori e l'altre fresche erbette a rimpetto di me dall'altra sponda libere furono da quelle genti elette, quindi quando questi 24 vecchi sono passati oltre rispetto all'erbetta, no, che avevo di fronte a me, al di là della riva del fiume, sì come luce in ciel seconda, vennero appresso loro 4 animali, come una luce accompagna in cielo un'altra luce, cioè come una stella sta accanto ad un'altra stella, arrivano 4 animali, questa volta coronati di verde fronda, con la testa coronata di un ramo verde. Ognuno era pennuto di 6 ali, le penne erano piene d'occhi, e gli occhi d'Argo sarebbero così se fossero vivi. Argo è un mitico, siamo sempre nell'ambito ovviamente del mito, è un mitico pastore dai 100 occhi che Giove aveva collocato a custodia della ninfa Io,
come pronome personale, io, trasformata in vacca per essere da lui posseduta. Dicevo, allora, però fermiamoci un attimo, che cosa sta succedendo? Allora, abbiamo visto le sette luci che lasciano sette scie, larghe 10 passi, e dietro 24 vecchi, e poi vestiti di bianco, e poi quattro animali con sei ali ciascuna. E con le penne degli ali, delle ali piene d'occhi. A descrivere loro forme più uno spargorime o lettor che altra spesa, altro sforzo mi pressa, tanto che a questa non posso essere largo, non posso dilungarmi a descrivere questo, e fa un riferimento alla fonte. Legge Ezechiele. Ezechiele è un profeta, il libro di Ezechiele è un libro appunto dell'Antico Testamento, che li descrive, che li dipinge, come li vide dalla fredda parte venire con vento, con nube, con igne. Qui si fa riferimento a una visione che nel libro appunto del profeta Ezechiele egli descrive. E appunto descrive di aver visto questi quattro animali. Ma parla di questi quattro animali anche San Giovanni nell'Apocalisse, infatti dice, io li ho descritti, quindi segui, leggi Ezechiele se vuoi sapere bene com'erano e quali erano questi quattro animali e quali li troverai nelle sue carte, tali erano qui. Salvo che alle penne, Giovanni è meco, è Giovanni che li ha descritti con sei ali e non quattro, e non due, e da lui si diparte, cioè da lui appunto si distanzia, quindi sta dalla mia parte, li descrive come li ho descritti io. Fermiamoci un attimo e cerchiamo di capire il significato allegorico di tutte queste strane figure che noi abbiamo visto in questa specie di processione che capiremo anche nei successivi canti che cosa rappresentano. Allora, le sette fiamme consistono nei sette, attenzione, qui c'è una questione un po' sottile di teologia, sarebbe i sette spiriti di Dio, i sette spiriti di Dio. Sono, se ne parla sempre nell'Apocalisse di San Giovanni, sette lampade ardenti davanti al trono che sono, che rappresentano sette spiritus Dei. È come se Dio avesse una sorta di anima, di spirito settemplice, usano i critici questo termine, cioè settiforme, noi possiamo dire. Da questi sette spiriti, da queste sette virtù, diciamo così, ma non lo sono esattamente, da queste stesse componenti dello spirito di Dio, ecco, se si può intuire qualcosa da questa definizione, derivano le sette scie, perché appunto queste sette fiammelle lasciano le sette scie, che sono i famosi sette doni dello Spirito Santo. Se ve le ricordate dai lontani ricordi del catechismo, bene, se no andatevele a cercare su internet, così vi serve anche per rinfrescare la memoria, i sette doni dello Spirito Santo, consiglio, fortezza, eccetera, eccetera. Allora, quindi, lo Spirito di Dio è rappresentato da queste sette fiamme che lasciano i sette doni che attraverso, per esempio, il fedele, no? Attraverso la cresima, il battesimo e la cresima, riceve, no? Ricevendo lo Spirito Santo in forme sacramentali. Addirittura poi c'è chi ritiene che questa larghezza di 10 piedi possa corrispondere ai 10 comandamenti, ma questo può essere forse eccessivo. Poi dietro a queste luci, quindi sotto questo baldacchino con i sette colori dell'arcobaleno, troviamo 24 vecchi che rappresentano i 24 libri dell'Antico Testamento. Non gli autori, ma proprio i 24 libri di cui è costituito l'Antico Testamento, per questo sono vecchi. Il colore di cui rifulgono, candido, bianco, vedremo che è il colore della fede. Certo, perché questi libri dell'Antico Testamento preannunciano, in realtà, nell'ottica cristiana, preannunciano e quindi sono in qualche modo testimonianza di fede nell'arrivo di Gesù Cristo.
I quattro animali di cui parla Ezechiele e parla Giovanni nell'Apocalisse, nella tradizione cristiana sono, attenzione, i quattro Vangeli. E perché gli evangelisti sono spesso rappresentati, ma tuttora, nelle sculture antiche è possibile vederlo, nelle sculture medievali, sono spesso rappresentati con i loro simboli. Gli evangelisti vengono rappresentati con la figura dei quattro animali di cui parlano sia Ezechiele sia l'Apocalisse di San Giovanni. Oppure l'iconografia rappresenta le fattezze umane dei quattro evangelisti con accanto il loro animale simbolo. In realtà non sono sempre animali, perché uno non è un animale. Angelo, l'angelo è la figura che rappresenta il Vangelo di Matteo, il leone rappresenta naturalmente San Marco, basti pensare al simbolo di Venezia, no? Il leone di San Marco, il bue invece rappresenta il Vangelo di Luca e l'aquila il Vangelo di San Giovanni. Quindi dopo i 24 libri dell'Antico Testamento troviamo i quattro Vangeli. Non stiamo a sottilizzare sui simboli delle sei ali, perché e anche su questo cambio, no? Ho seguito Giovanni e non Ezechiele, ecco perché gli stessi critici non sanno cosa pensare. Lo spazio dentro a loro quattro, quindi lo spazio il quadrato, rappresentato da questi quattro vertici che sono i quattro evangeli, contiene un carro su due ruote trionfali che al collo di un grifone era trascinato, era tirato. Il carro trionfale ovviamente fa pensare, e lo dirà dopo espressamente Dante, al trionfo degli imperatori e dei comandanti romani. Su due ruote, queste due ruote, vedremo poi tutto che cosa significa, trascinato questo carro da un grifone. Attenzione, il grifone è costituito da leone in ogni parte del corpo e aquila nelle ali e nella testa. Quindi è una figura mitologica leggendaria rappresentata da un corpo di leone, ma ali e viso di aquila. Questa doppia natura, che è aquila e, cioè grifo, e leone, rappresenta la doppia natura di Gesù Cristo, che è uomo e Dio insieme, perché il carro su cui egli si colloca è il carro della Chiesa. Questa processione, vedremo che diventa in qualche modo, perché poi subirà delle grandi metamorfosi, questa processione rappresenta in qualche modo la storia della Chiesa, che è insieme anche la storia della redenzione, cioè della salvezza dell'uomo, e quindi diventa la storia in qualche modo della umanità. Ma la processione, rappresenta, abbiamo visto, no? I libri dell'Antico Testamento che preannunciano il Vangelo, che in qualche modo costituisce il vertice entro cui sta il carro della Chiesa su due ruote che potrebbero rappresentare più cose, e quindi possiamo anche un attimo sorvolare su quest'ulteriore particolarità, ma che specialmente è trascinato, vedremo poi chi ci sta sul carro, è trascinato da Gesù Cristo. La Chiesa segue ovviamente Gesù Cristo, che è rappresentato nelle sue due nature, umana e divina. Esso tendeva in su l'una e l'altra ale, questo grifone, le ali verso l'alto, tra la lista luminosa al centro e le tre da ogni lato, in modo tale che non danneggiava nessuna di esse. Quindi queste ali rivolte verso l'alto del grifone non scompaginano queste sette strisce luminose. Tanto salivan che non erano viste, ma erano talmente alte che non se ne vede la fine. Le membra d'oro avea quant'era uccello, quindi la parte di aquila, volto e ali sono d'oro. Il fatto che sia d'oro ci dice che questa naturalmente è la componente della natura divina di Gesù Cristo. Tutto il resto bianco misto a vermiglio.
bianco e rosso insieme. Colore della carne, bianca e rossa, a volte lo diciamo, e quindi rappresentazione dell'umanità del Cristo. Questo meraviglioso carro trionfale, questa scena di trionfo, inaugura tutta una tradizione che abbiamo trovato, vi ricordate i trionfi del Petrarca, no? Una tradizione di rappresentazioni sia in sacre rappresentazioni, sia poetiche, di rappresentazioni di trionfi, spesso anche astratti, no? Interpretati metaforicamente. Non che Roma di carro così bello rallegrasse Africano, l'Augusto, cioè neppure Scipione l'Africano, neppure Augusto ebbero mai dei carri trionfali così belli, ma neanche quello famoso del sole, il carro del sole, su cui qui si accenna il famoso mito, quello del sole che sviando, deviando, fu combusto per l'orazione della terra devota. Qui si allude appunto al famoso mito di Fetonte narrato di Ovidio. Mito di Fetonte che finì malamente, che finì con la punizione da parte di Giove, perché appunto Fetonte si era troppo avvicinato alla terra che bruciava, appunto col suo carro del sole, si era avvicinato alla terra che sentiva troppo di questo fuoco e quindi Fetonte, il figlio del sole, venne punito. Quel del sole che sviando fu combusto per orazione della terra, quando fu Giove arcanamente giusto, quando fu Dio, Giove, misteriosamente giusto. Qui ci può anche essere un riferimento alla punizione che cadrà sulla Chiesa di Dio, ma vedremo in che senso. Tre donne in giro dalla destra ruota, allora su questo carro con due ruote, da una parte, quindi ai vertici abbiamo i quattro Vangeli, da una parte abbiamo tre donne, in giro dalla destra ruota venian danzando, l'una rossa, che appena fora dentro al fuoco nota, anche se messa nel fuoco si noterebbe a fatica, tanto è rossa, l'altra era come se le carni e le ossa fossero state di smeraldo fatte, verde smeraldo, la terza parea neve, testè mossa, appena scesa. Allora, cosa rappresentano queste tre donne? Qui Dante inventa, si discosta, se vogliamo, dalla tradizionale iconografia cristiana, biblico-cristiana, perché rappresentano le tre virtù teologali e i tre colori che ritroveremo continuamente, abbiamo già in parte trovato, il bianco dei vecchi che rappresenta la fede, verde, lo sappiamo, è diventato anche un proverbio, verde speranza, rappresenta la speranza, il rosso rappresenta invece l'ardore della carità e dell'amore. Quindi le tre virtù sono queste, fede, speranza e carità. E or parea dalla bianca tratte, or dalla rossa, quasi a guidare, no, la loro danza, ora è la fede, ora è la carità. E dal canto di questa l'altre toglien l'andare, e tarde erate. Il ritmo era dato appunto alternativamente dall'una dall'altra e le altre due, quando una guidava, seguivano. Dalla sinistra quattro facevano festa, quindi tre donne danzano a destra, quattro a sinistra, in porpore vestite, tutte vestite di rosso, rosso, carità, dietro al modo d'una di loro che aveva tre occhi in testa. Attenzione, se le tre sono le tre virtù teologali, le quattro dall'altra parte saranno invece le virtù cardinali, le virtù cardinali guidate da una con tre occhi in testa, che è la prudenza. Le quattro virtù sono prudenza, giustizia, fortezza e temperanza, cioè autodisciplina, moderazione interiore. Prudenza perché ha tre occhi, la prudenza ha tre occhi perché nella simbologia di San Tommaso la prudenza, cioè la saggezza, deve avere memoria del passato, conoscenza del presente, ma anche capacità di prevedere il futuro. I tre occhi quindi riguardano le tre dimensioni temporali. Perché in porpora? Perché vestite col colore della carità?
perché le quattro virtù cardinali, per essere davvero virtuose, devono essere sempre sorrette dalla carità, dall'amore verso Dio e verso il prossimo. Appresso tutto il pertrattato nodo, vidi due vecchi. Quindi passiamo dietro. Dopo tutto quello che io ho descritto finora, ho visto due vecchi in abito dispari, diverso, ma pari in atto. In onesto, cioè per la solennità, per il decoro che essi mostrano, e sodo, solenne. L'un si mostrava un dei familiari di quel sommo Ippocrate che natura agli animali fè che l'ha più cari. Attenzione. Uno è uno degli amici di Ippocrate. Sapete, Ippocrate, il proverbiale medico antico a cui è riferito il famoso giuramento di Ippocrate pronunciato da tutti i medici nel momento in cui si laureano. Chi è questo medico che, in quanto medico, natura agli animali, cioè agli esseri viventi, rese che l'ha più cari, cioè che consolidò, rafforzò, cioè che la natura creò, scusate, che natura creò, che la natura fece per quegli animali che ella ha più cari, cioè per quegli esseri viventi, gli uomini, che ella ama di più, il medico, no? Chi è questo medico? Il medico è San Luca, autore degli Atti degli Apostoli. Certo, allora, San Luca è anche un evangelista, e quindi è rappresentato con l'animale dell'evangelista Luca, che è il bue. Ma San Luca è anche l'autore degli Atti degli Apostoli. Quindi, attenzione, qui non abbiamo gli autori, anche se a volte un po' coincidono, abbiamo i libri della Bibbia davanti. L'Antico Testamento in mezzo ai Vangeli, dietro il Nuovo Testamento. Quindi abbiamo da una parte rappresentato come un medico, quindi come il suo autore, gli Atti degli Apostoli, dall'altra, l'altro vecchio, rappresentato invece come un guerriero, mostrava l'altro la contraria cura, perché se uno è il medico ed ha il proposito di curare, il guerriero invece il proposito di ferire ed uccidere con una spada lucida e acuta, tal che di qua dal rio mi fe paura, anche stando al di qua dal ruscello ebbi paura nel vederlo. E chi è? Questo è San Paolo, autore di tutto il corpus delle lettere di San Paolo ai Corinzi, ai Romani, ai Colossesi, quelle che comunemente vengono lette nella messa. Allora, sono i due più importanti libri del Nuovo Testamento, gli Atti degli Apostoli e le Epistole, appunto, i libri di San Paolo, le lettere di San Paolo, tutte insieme che costituiscono un unico libro. Guerriero, perché guerriero San Paolo? Guerriero perché è rappresentato appunto come tale perché lui stesso esorta i cristiani a rivestire l'armatura di Dio e a prendere la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Quindi la sua spada è in realtà la parola di Dio, quella stessa spada che egli invitava i cristiani a usare per diffondere ovviamente il Vangelo. Poi vidi quattro in umile paruta e dietro a tutti un vecchio solo venir dormendo con la faccia arguta. Ovviamente ormai abbiamo capito, sono i vari libri del Nuovo Testamento, i quattro sono umili perché sono i quattro libri più piccolini, cioè le epistole, anche qui le lettere di Pietro, Giovanni, Giacomo e Giuda, ovviamente non è il Giuda traditore, è l'altro apostolo. E l'ultimo, rappresentato anche qui come il suo autore, ma in realtà è il libro, il vecchio che dorme con la faccia acuta, vivace, naturalmente rappresenta l'Apocalisse di San Giovanni, che è una visione, come se fosse una visione notturna. E questi sette, col primaio scuola, erano abituati. Cioè i sette che stanno dietro il carro della Chiesa, i sette che stanno dietro sono
vestiti come i 24 che stanno davanti, ma con una differenza. Ma di gigli intorno al capo non facevano brolo, non erano coronati di gigli, ma di rose e fiori vermigli, tutto rosso, rosso, ripeto, carità. Quindi se prevalentemente i libri dell'Antico Testamento hanno la funzione, e quindi sono testimonianza di fede, hanno la funzione di annunciare l'arrivo di Cristo, questi invece, i libri del Nuovo, rappresentano l'ardore di carità. Giurato avrei a poco lontano aspetto che tutti ardessero di sopra dei cieli, erano talmente incoronati di rosso che sembrava fuoco, questo rosso. E quando il carro a me fu a rimpetto, un tuono s'udì, e quelle genti degne parvero averla andar più interdetto, fermandosi con le prime insegne. Allora, esattamente quando il carro è davanti a Dante, tutti si fermano. Proprio per permettere a Dante, sembra quasi, di osservare meglio sul carro. Perché, vabbè, scopriremo che cosa succede sul carro, perché ci sta qualcuno sul carro. Quando le comincio a leggere il canto 30, perché voglio arrivare appunto ad un certo punto importante di svolta. Quando il settentrione sono le stelle dell'Orsa, le sette stelle dell'Orsa. Quando il settentrion dal primo cielo, qui c'è una amplissima perifrasi per indicare che ci dà la testimonianza di un canto di grandissimo impegno retorico. Alcuni critici addirittura l'hanno paragonato al Trobarclus, un impegno non nel senso del suono delle parole, ma nel senso della disposizione sintattica e anche nel senso dell'impegno retorico. Quando il settentrion del primo cielo, il primo cielo è l'Empireo, che né occaso mai seppe né orto, che non ebbe mai né inizio né fine, non conosce né alba né tramonto, né d'altra nebbia che di colpa velo, e non è mai offuscata da nessuna nebbia se non da quella del peccato, ma che lo offusca ovviamente alla nostra vista, perché nell'Empireo non è ammesso peccato, è la sede di Dio. Quando il settentrione, quando la costellazione delle sette stelle, che qui è naturalmente una grandiosa similitudine per rappresentare le sette luci, i sette candelabri che avevano aperto la nostra processione e che faceva il ciascun accorto di suo dover, come il più basso fa, quel timon gira per venire a porto, fermo s'affisse. Ecco, questo ci interessa. Quando le sette luci si fermano, si piantano lì davanti, poi leggiamo pure la parafrasi, e che lì indicava a ciascuno il suo dovere, queste sette luci, proprio come l'orsa, appunto maggiore, indica la via a chiunque gira il timore per giungere, il timone, per giungere in porto, come il più basso, cioè la costellazione che sta nel cielo più basso, nel cielo delle stelle fisse, che è sotto ovviamente all'Empireo, fa a colui che quale gira il timone per arrivare in porto, cioè il comandante della nave, fermo s'affisse. Cosa succede quando tutti si fermano, quando queste sette luci si fermano? La gente verace, che rappresenta in qualche modo la verità, venuta prima tra il grifone ed esso, cioè che sta tra queste sette luci e il grifone che traina il carro, la gente verace al carro volse sette, come a sua pace, si volge verso il carro e uno di loro, quasi messo, inviato dal cielo, canta: Vieni sponsa del Libano, vieni o sposa dal Libano. Questo è un verso che riecheggia nel Cantico dei Cantici, quindi evidentemente il libro dell'Antico Testamento che intona questo canto è il libro del Cantico stesso e gridò tre volte a tutti gli altri appresso. Quali i beati, al novissimo bando, surgeran presti, ognun di sua caverna, la revestita voce, alleluiando, cotali. Allora, attenzione. Allora, innanzitutto il Cantico dei Cantici, come
comprende, contiene un canto che probabilmente fu davvero in origine un canto d'amore, un canto per la sposa, un canto nuziale, anche se poi viene interpretato normalmente dalla tradizione cristiana come il canto di Cristo verso la sua sposa, che è la Chiesa. E anche in qualche modo attribuito questa sposa di Cristo alla Madonna, che a sua volta è immagine della Chiesa. Allora, quando questo vecchio intona il canto, cosa succede? Similitudine, come avverrà quando suoneranno le trombe del giudizio? E allora veloce ciascuno uscirà, corpi, perché nel momento del giudizio universale i corpi si congiungono alle anime. No? Nell'oltretomba, i corpi sorgeranno pronti dalle loro tombe e la voce recuperata, rivestita, perché appunto le anime avranno recuperato il corpo, pronuncerà l'alleluia, cotali, come appunto questi beati saliranno verso il cielo nel momento del giudizio, cotali in sulla divina basterna si levar. Cento ad vocem tantissenis, ministri e messaggeri di vita eterna. Si crea un coro di angeli di fronte a questo verso, vieni o sposa del Libano, un coro di angeli. In sulla divina basterna, sul carro divino, alla voce di un vecchio così solenne, così importante, si levarono 100 ministri messaggeri della vita eterna, gli angeli, gli annunciatori, angelos in greco vuol dire annunciatore, messaggero. E tutti dicevano Benedictus qui venis. Attenzione, Benedictus qui venit in nomine Domini, benedetto colui che viene nel nome del Signore, si canta ancora nella messa. Qui si cambia la persona, benedetto tu che vieni. Ma chi è questo benedetto tu che vieni a cui gli angeli si rivolgono sul carro, guardando verso il carro? E fiori gittando e di sopra e d'intorno al carro, pronunciano un'altra frase, date l'ilia, plenis vanibus, gettate gigli a piene mani. Allora, attenzione a capire anche da dove vengono fuori queste due citazioni. Benedictus qui venit nasce dal Vangelo, è un versetto che compare nel Vangelo di Matteo, di Marco, di Luca, pressoché identico, e allude al grido che accolse Gesù Cristo quando entrò in Gerusalemme, la festa quella delle palme, degli ulivi. Quindi è rivolto a Cristo. Quindi sembra, parlando in seconda persona, benedetto tu che vieni, che sia rivolta direttamente a Cristo. Ma in realtà sul carro non c'è Cristo. C'è una figura che però in qualche modo ha una funzione cristologica, cioè in qualche modo rappresenta Cristo in questo momento. Ma attenzione, udite, dite, non è neanche un maschio, non è neanche un uomo, Benedictus, a cui sembra rivolta questa frase. Avrebbe dovuto dire Benedicta, ma qui sarebbe stato troppo diverso dal versetto evangelico. Insomma, vedremo che questa figura, ormai l'avrete capito, è Beatrice che assume proprio, ma lo vedremo nella prossima chiacchierata, quasi la funzione di rappresentare in qualche modo il Cristo. La seconda espressione, date gigli a piene mani, versate gigli a piene mani, invece costituisce l'altra fonte autorevole per Dante, cioè Virgilio, perché nel canto famoso sesto dell'Eneide, il canto del viaggio nell'oltretomba di Virgilio, quello di fatto da cui la Divina Commedia in qualche modo trae il modello e l'ispirazione, Anchise pronuncia questa frase chiedendo di spargere, ovviamente come segno di onore, di spargere gigli in lode di un condottiero romano, un comandante romano, Marcello. Ricordo che in quella scena Anchise presenta per rassicurare Enea sul suo futuro, cioè che raggiungerà l'Italia e lì darà vita a una città da cui successivamente sorgerà Roma,
Per rassicurare il figlio Enea, Anchise mostra le anime di coloro che sono destinati a incarnarsi, a reincarnarsi nei corpi dei grandi condottieri romani, dei grandi eroi della romanità, fino all'ultimo che è Augusto stesso. Quindi da una parte una frase evangelica, dall'altra una frase di Virgilio. La sintesi di civiltà cristiana nel suo punto più alto, scusate, pagana romana nel suo punto più alto e civiltà cristiana. Io vidi, già nel cominciar del giorno, la parte orientale tutta rosata, sta sorgendo un nuovo giorno e l'Oriente diventa rosa, la rosa dell'alba, dell'aurora, e l'altra parte del cielo tutto sereno e la faccia del sole nascere. Ancora ombreggiata, quasi dietro a un velo, così che per temperanza dei vapori l'occhio la poteva sostenere. Così dentro una nuvola di fiori che dalle mani angeliche saliva e ricadeva in giù dentro e di fuori, sopra candido vel, cinto d'ulivo verde, donna m'apparve, sotto verde manto, ma vestita di color di fiamma viva. Ecco come appare la meraviglia di Beatrice sul carro. Quindi lui dice: io ho già visto il sole sorgere. Quindi ecco che questa immagine, io vidi già nel cominciare del giorno questa immagine dell'alba, del sole che sorge, ha valore simbolico, ha valore metaforico. Io ho già visto il sole all'inizio della giornata, io ho visto il sole nascere dietro un velo, così dentro una nuvola di fiori, quasi dietro un velo che è questa nuvola di fiori che saliva gettate dagli angeli e ricadeva sul carro dentro e fuori, sovra candido velo, cinta d'oliva, quindi con un velo candido, cinto di verde, dell'ulivo verde, donna m'apparve. Sotto verde manto, vestita di color di fiamma viva. Allora, candido velo, sotto verde manto, quindi il velo candido, la veste, ma a sua volta col ramo d'ulivo verde in testa, la verde veste, ma lei vestita di color di fiamma viva, quindi sotto un verde mantello una veste rossa. Quindi candido velo, verde mantello e vestito rosso, di quello stesso rosso fiammante con cui Beatrice era apparsa nelle visioni della vita nuova. E lo spirito mio, che già cotanto tempo era stato, che la sua presenza non era di stupor tremando affranto, che già da tanti anni non la vedeva e quindi non provava quel tremore, quello sconvolgimento tipico della vista di lei. Vi ricordo che Beatrice morì nel 1290, il viaggio è immaginato nell'anno 1300, quindi 10 anni. Io che da 10 anni non provavo tutto lo sconvolgimento del cuore alla vista di lei, senza degli occhi aver più conoscenza, perché non avevo più la possibilità di vederla, essendo lei morta, ma qui dice, prima ancora di poterla vedere, per occulta virtù che da lei mosse, d'antico amor sentì la gran potenza. Il mio spirito, il mio cuore, la mia anima, senza poterla vedere con gli occhi, perché coperta e tra l'altro circonfusa da questa nuvola di fiori, senza poterla vedere, il mio cuore, per occulta virtù, per una così misteriosa, no? Per una misteriosa virtù che arrivava da lei, sentì la potenza dell'antico amore. Attenzione, dell'antico amore. Dante non fa difficoltà a ricordare l'amore provato in gioventù per Beatrice, perché è un amore santo, perché è un amore puro. Tosto che nella vista mi percosse,
L'alta virtù che già mi aveva trafitto prima che io fuori di puerizia fosse, vi ricordate che a 9 anni si immagina nella Vita Nuova che sia apparsa per la prima volta Beatrice, non appena l'alta virtù che mi aveva già colpito quando avevo 9 anni mi colpì, volsimi a sinistra, col respinto, con lo sguardo, col quale il fantolino corre alla mamma quando ha paura o quando è afflitto. Guardate la tenerezza di questo sguardo. Sconvolto, travolto da questo terremoto interiore, Dante si guarda verso sinistra come un bambino che cerca la mamma quando ha paura e è disperato per dire a Virgilio: non mi è rimasto che non tremi neanche un dramma, cioè una goccia di sangue. Non mi è rimasto che non sia tutto sconvolto dal tremore neanche una goccia di sangue. Conosco i segni dell'antica fiamma, dell'antico amore, ma guardate che anche questa è una citazione. È Didone che nell'Eneide dichiara alla sorella di risentire dentro di sé i segni dell'antica fiamma amorosa di quando si era innamorata la prima volta del marito Sicheo. Ora torna Didone a sentire per Enea lo stesso amore. Quindi è un omaggio a Virgilio questa citazione. Dante torna a sentire lo stesso amore che aveva sentito in gioventù, ma Virgilio ne aveva lasciati scemi di sé, ci aveva lasciato privi di sé. Virgilio, dolcissimo padre, Virgilio, a cui per mia salute mi ero dato, mi ero concesso, mi ero affidato. Notate questo grandioso omaggio, 3 volte viene pronunciato il nome, il 3 è il numero simbolico, viene chiamato nuovamente con affetto dolcissimo padre, per il quale, al quale per la mia salvezza io mi ero affidato, ci aveva lasciato privi di sé. C, perché insieme a Dante c'è sempre Stazio. Né quantunque perdeo l'antica madre, valse alle guance nette di rugiada che, lagrimando, non tornassero apre. E tutto ciò quantunque, cioè la bellezza che io avevo intorno, che è la bellezza di quelle cose che l'antica madre Eva ha perso per sé e per l'umanità, la bellezza del paesaggio che avevo intorno, dei prodigi che, e della stessa Beatrice che ha lì vicino, non riuscì a evitare che le mie guance pulite dalla rugiada, da quella rugiada purificatrice con cui Virgilio stesso aveva purificato le guance, lavato le guance di Dante su richiesta di Catone all'inizio, proprio sulla spiaggia dell'antipurgatorio, neanche la bellezza circostante poté evitare che le mie guance bianche e pulite, lagrimando, non tornassero nere. E qui ci chiudiamo la nostra chiacchierata. Virgilio qui davvero ci ha lasciati, ma perché ormai è comparsa la nuova guida che è Beatrice. Come Beatrice compare e come Beatrice si rivolge a Dante, lo vedremo nella prossima puntata. Un caro saluto e a presto!